Bene, oggi vediamo gli angoli associati. Abbiamo già visto la definizione delle funzioni goniometriche in generale, non solo per angoli nel primo quadrante, e che cosa si intende per angoli notevoli. Per angoli associati si intende una relazione, una, tante relazioni che legano angoli in quadranti diversi. Ci aiuteranno in particolare a calcolare angoli notevoli nel secondo, nel terzo, nel quarto quadrante, ma vale per angoli che si trovano in questi quadranti di valore qualsiasi. Ok? Quindi potremmo intitolarla anche relazioni tra le funzioni goniometriche noi considereremo solo le principali, cioè seno, cosine e tangente. La cotangente è facile perché è l'inverso della tangente. Tra angoli in diversi quadranti. Ok? Allora, la prima è in realtà una relazione che abbiamo già visto quando abbiamo definito proprio le funzioni di seno, cosine e tangente. Vi ricordate che se prendiamo il nostro solito triangolo rettangolo, okay, questo è l'angolo alfa opposto al cateto A, l'angolo beta opposto al cateto B, l'ipotenusa è C, avevamo visto che il seno di alfa vale cateto opposto diviso ipotenusa, il coseno di alfa vale cateto adiacente diviso ipotenusa e la tangente, sempre di alfa, vale cateto opposto diviso cateto adiacente B. Ok? Allora, fate attenzione un secondo alla relazione che lega i due angoli acuti, alfa e beta. Ok? Questi due angoli sono legati, sono, si dice in termini tecnico, associati. Da quale relazione? Beh, in generale la somma degli angoli interni di un triangolo qualsiasi, quindi alfa più beta più l'angolo gamma, che in realtà è l'angolo retto, in questo caso è pi greco mezzi, fa l'angolo piatto, pi greco. La somma degli angoli interni in qualsiasi triangolo è 180 gradi o pi greco radianti, se vogliamo dirlo così. Per cui la somma di alfa più beta è pi greco meno pi greco mezzi, che fa pi greco mezzi. Quindi alfa e beta sono complementari. Cioè la loro somma dà l'angolo retto. In questo caso, cioè se ho due angoli la cui somma dà l'angolo retto, e quindi per esempio, ci sono domande? Quindi per esempio beta è uguale a pi greco mezzi meno alfa, allora torniamo a dare un'occhiata al triangolo, è chiaro che quello che il cateto che è adiacente ad alfa è opposto a beta. E viceversa, il cateto che è opposto ad alfa è adiacente a beta. Il cateto che è opposto a beta è adiacente ad alfa. Quindi, se mi interessa ad esempio sapere le funzioni goniometriche di beta, quindi il coseno di beta, sarà dato da, nel caso specifico, in questo caso A fratto C. Che, se vi ricordate prima, è il seno di alfa. Così come il seno di beta, che nel nostro triangolo vale B su C, sarà il coseno di alfa. E quindi, a maggior ragione, la tangente di beta sarà B fratto A, che è uguale a 1 fratto la tangente di alfa.
quindi abbiamo la prima serie di angoli associati, cioè quelli complementari. Al posto di beta possiamo andare a scrivere la sua espressione in termini di alfa. Posso piazzare, sostituire in questa relazione al posto di beta pi greco mezzi meno alfa. E abbiamo il seno di pi greco mezzi meno alfa che vale coseno alfa. Il coseno di pi greco mezzi meno alfa che vale seno alfa. E la tangente di pi greco mezzi meno alfa che vale 1 fratto la tangente di alfa. O se preferite la cotangente. Ecco il primo gruppo di angoli associati. Come potremmo commentarlo? Potremmo dire che angoli tra di loro complementari, cioè la cui somma è l'angolo retto, hanno funzioni goniometriche che si scambiano, cioè il seno di un angolo è il coseno dell'altro e viceversa, la tangente di un angolo è l'inverso, cioè il reciproco della tangente dell'altro angolo. Angoli, ripeto, complementari, cioè angoli la cui somma è l'angolo retto. Ok? Questo in realtà vale non solo se l'angolo alfa è nel primo quadrante, ma vale per qualsiasi angolo. Vale in generale. Ok? Tra l'altro, se ci fate caso e andate a rivedere la tabella degli angoli notevoli che abbiamo visto, abbiamo visto per esempio che il seno di 30 gradi è un mezzo, così come il coseno di pi greco di 60 gradi, 30 e 60 sono complementari, il seno di l'uno è il coseno dell'altro e viceversa. Ok? Tutto chiaro? Vediamo adesso il secondo gruppo di angoli associati. Ditemi se posso andare avanti. Okay. Secondo gruppo, angoli. Abbiamo appena visto angoli la cui somma è l'angolo retto. Adesso vediamo angoli la cui differenza è l'angolo retto. Angoli che differiscono. Di un angolo retto. Cioè in questo caso avremo, prendiamo sempre i soliti due. Le due lettere solite, beta e gamma, beta meno alfa vale pi greco mezzi. Cioè la loro differenza è l'angolo retto. Ok? Beh, qui ovviamente non possiamo più lavorare dentro un triangolo rettangolo. No? Perché? Perché se beta meno alfa è pi greco mezzi, vuol dire che beta è alfa più pi greco mezzi. Quindi se alfa è un angolo acuto, beta è ottuso, per cui non può essere l'angolo interno di un triangolo rettangolo. Dobbiamo ricorrere alla definizione generale di funzioni seno, cosine e tangente nel quadrante, nel piano cartesiano. Quindi andiamo a disegnare il piano cartesiano e il cerchio goniometrico. Ok? Perdonate il mio cerchio un po' approssimativo e prendiamo, qui abbiamo l'asse X, qui abbiamo l'asse Y, qui abbiamo l'origine O, questo è il raggio unitario, ricordo che il raggio è sempre uguale a 1 nel cerchio goniometrico, e prendiamo un punto P sulla circonferenza nel primo quadrante, individuato dall'angolo alfa. Quindi l'angolo alfa individua il punto P. Quindi il punto P ha coordinate, la x è coseno di alfa, la sua y è il seno di alfa. Ok?
Poi andiamo a prendere l'angolo beta che possiamo ottenere sommando ad alfa pi greco mezzi, cioè un angolo retto. Ok? Quindi immaginate di prendere il segmento OP e di ruotarlo di un angolo retto, più o meno va a finire qui. Indichiamo questo punto come Q. Questo angolo è retto e l'angolo che definisce Q è il nostro angolo beta. Quindi Q ha coordinate coseno di beta e sen beta. Ok? Fatemelo indicare con una lettera in verde. Ecco, questo angolo è beta, invece questo in rosso è alfa. È chiara l'idea? Allora, immaginate di proiettare P sui due assi. Quindi, consideriamo questo triangolo. Questo è PX, questo qui c'è l'angolo retto e proiettiamo Q sull'asse delle Y. Questo è QY. I due triangoli, se li osservate bene, OP e PX e OQ e QY sono congruenti. Perché? Beh, hanno l'ipotenusa dello stesso valore, perché è sempre il raggio che è 1. Ok? E hanno l'angolo acuto in O, che qui è questo angolo indicato in rosso, e qui nell'altro disegno è quest'angolo, anche questo vale alfa, dello stesso ampiezza. Perché se osservate, se tutto beta è pi greco mezzi più alfa, l'angolo del primo quadrante è 90 gradi, quindi quello che rimane è questo pezzettino, quindi l'angolo QO Q' e QY, scusate, misura proprio alfa. E due triangoli rettangoli che hanno la stessa ipotenusa e hanno lo stesso angolo acuto sono congruenti. Di conseguenza, ditemi se è chiaro, eh? Di conseguenza, cosa succede? Beh, PX è lungo come QY. E inoltre OPX è lungo come OQY. Per cui il segmento, il cateto opposto ad alfa nel triangolo OPX è lungo come il cateto opposto all'angolo QOQ' nel triangolo che ha come vertice Q. Ma questo segmento, se lo proietto sull'asse delle X, attenzione, fatemi proiettare in blu, questo punto qui è la scissa, la X di Q, mentre questa è la X di P. Ok? Viceversa, questo segmento Q'O è l'ordinata di Q. Fatemi indicare in verde, questa è la Y di Q, mentre questa distanza è la Y di P. Dove voglio arrivare? Beh, confrontiamo le coordinate. Okay. Q è nel secondo quadrante. Nel secondo quadrante, come sono i segni delle coordinate? Beh, la x è negativa, la y è positiva. Infatti vedete che la x di q cade a sinistra dello 0, qui le x sono negative. Di conseguenza, se confronto l'ordinata di p, questo segmento, quindi la y di p,
è uguale all'opposto della x di q. Perché hanno la stessa lunghezza, però nel secondo quadrante le ascisse sono negative e nel primo quadrante le ordinate sono positive. Quindi, ripeto, questo segmento è lungo come questo, ma hanno uno un segno opposto dell'altro come coordinate. Viceversa, l'ordinata di Q è lunga quanto la scissa di P, quindi la y di P, dove no, è il contrario, scusatemi. Ho scambiato le due coordinate. Allora, la scissa di Q, la x di Q, è uguale a meno la y di P. Mentre l'ordinata di Q, questo segmento, è lunga quanto la x di P. E ha lo stesso segno, perché entrambe sono positive. Ok? Ma la x di Q è il coseno di beta. Questa è la scissa di Q, questa è l'ordinata di Q, mentre questa è la scissa di P e questa è l'ordinata di P. Quindi da qui, ripeto, ottengo che la x di Q, che è il coseno di beta, vale come l'opposto del seno di alfa. Da qui ottengo che l'ordinata di Q, quindi il coseno di beta, vale come la scissa di P, quindi il coseno di alfa. E quindi, tra l'altro, il loro rapporto, quindi la y di Q fratto la x di Q, basta sostituire, o x di P fratto meno y di P, quindi ho meno 1 fratto yp su xp, cioè la tangente di beta vale meno 1 fratto la tangente di alfa. Ma beta è pi greco mezzi più alfa, quindi posso descrivere questa relazione dicendo che il coseno di pi greco mezzi più alfa, la prima relazione, vale come meno sen alfa. Il seno di pi greco mezzi più alfa vale come più il coseno di alfa, e la tangente di pi greco mezzi più alfa vale meno 1 fratto la tangente di alfa. Anche in questo caso ottengo relazioni che valgono in realtà per qualsiasi alfa. E questo è il secondo gruppo di angoli associati. Attenzione, rispetto al precedente, c'è un cambio di segno nel coseno. Per quale ragione? Beh, alfa e pi greco mezzi più alfa stanno in quadranti diversi. Se alfa appartiene al primo quadrante, allora pi greco mezzi più alfa appartiene al secondo quadrante. E quindi ci sono segni diversi. L'ordinata è la stessa, ma la scissa no. È tutto chiaro? Ok, posso andare avanti? Terzo gruppo di angoli associati, poi faremo degli esempi. Un'altra coppia di angoli importanti sono gli angoli, come si dice, che la cui somma è l'angolo piatto, cioè angoli supplementari.
La loro somma è l'angolo piatto. Quindi se abbiamo i nostri due angoli alfa e beta, vuol dire che beta più alfa forma pi greco radianti, o 180 gradi se preferite. In questo caso parlo di angoli supplementari. E quindi beta è pi greco meno alfa. Anche in questo caso dobbiamo ricorrere alla definizione generale di seno, cosine e tangente, cioè nel piano cartesiano. Facciamo qualche salto di pagina, un po' sotto. Ritracciamo il nostro sistema di assi cartesiani con la funzione, il cerchio goniometrico, più o meno, ecco. E consideriamo sempre il nostro angolo P individuato da questo asse O, X, Y. Individuiamo P sulla circonferenza goniometrica, il radio è sempre 1, e consideriamo il segmento OP. Immaginiamo che l'angolo alfa sia l'angolo XOP, di alfa individuo il punto P. Quindi P ha come coordinate il coseno di alfa e il seno di alfa. Quindi dopodiché, per individuare beta, che è pi greco meno alfa, cosa possiamo fare? Beh, seguiamo la definizione di beta, cioè fatemelo disegnare in verde. Partiamo dall'asse delle x, se ruotiamo il nostro raggio di un segmento di un angolo che è pi greco, otteniamo il diametro opposto, okay? E poi torniamo indietro dell'angolo alfa. Quindi prendo un segmento OQ, in questo caso, ecco, fatemi disegnare un poco meglio, qui, questo angolo misura alfa, quindi vale quanto questa. Okay, per cui, se questo è il punto Q, qui proiettiamo Q sull'asse delle x, qui abbiamo Qx e qui abbiamo Px, i due triangoli OP e Px e OQ e Qx sono congruenti, per lo stesso motivo del caso precedente, perché hanno la stessa ipotenusa, che è il raggio, e l'angolo in O, in questo caso POP, PXOP e QXOQ, misurano in entrambi i casi alfa. Quindi i due segmenti verticali, i due cateti verticali, sono esattamente lo stesso, per cui P e Q sono alla stessa quota, fatemi disegnare per esempio in blu. Hanno la stessa ordinata, quindi la y di P è la stessa della y di Q, perché hanno gli stessi segmenti cateti verticali. Quindi ripeto, da questa considerazione deriviamo che la y di P vale quanto quella di Q, ok? Mentre le due x sono opposte, la x di Q è l'opposto di quella di P, perché il segmento che è il cateto orizzontale ha la stessa lunghezza, ma in Q si trova nel secondo quadrante, in P nel primo, quindi qui le x sono negative. Quindi hanno lo stesso valore, ma segno opposto. Ok? E quindi analogamente per la tangente, la y di P fratto
La x di p vale quanto la y di q meno la x di q, quindi, questo lo vediamo tra un secondo, le due tangenti saranno opposte. Okay? Confrontando le due y avremo che, in realtà, fatemi, ecco. Se le due y sono identiche, che cosa ottengo? Beh, le y sono i seni degli angoli, quindi la y di q è il seno di beta, che vale quanto la y di p, che è il seno di alfa. Le ascisse invece sono i coseni, quindi la x di q, che è il coseno di beta, è l'opposto della x di p, che è il coseno di alfa. E infine le due tangenti, quindi la y di p di q fratto la x di q, quindi la tangente di beta, è l'opposto della tangente di alfa. Come è facile verificare facendo il rapporto seno su coseno. Anche qui, come prima, al posto di beta mettiamo l'espressione in termini di alfa, cioè questa, vedete, pi greco meno alfa, e otteniamo le relazioni tra gli angoli associati che sono supplementari. Quindi il seno di pi greco meno alfa vale quanto il seno di alfa, il coseno di pi greco meno alfa vale quanto meno coseno alfa e la tangente di pi greco meno alfa è l'opposto della tangente di alfa. Potremmo fare un esempio di questa, anche qui per qualsiasi angolo alfa. Esempio, calcoliamo seno e coseno tangente di beta, diciamo che sia, non so, 3 quarti di pi greco. Quindi in gradi 135 gradi. Ok? 3 quarti di pi greco, posso pensarlo come 3 e 4 meno 1, quindi ho pi greco meno pi greco quarti. Quindi posso usare gli angoli supplementari con alfa che vale pi greco quarti. Quindi 3 quarti di pi greco è supplementare di pi greco quarti. Se li sommo ho pi greco. Di conseguenza il coseno, cominciamo dal seno. Il seno di 3 quarti di pi greco, posso pensarlo come il seno di pi greco meno pi greco quarti, che è uguale al seno di pi greco quarti, cioè radice di 2 mezzi. Il coseno di 3 quarti di pi greco, che è il coseno di pi greco meno pi greco quarti, vale meno il coseno di pi greco quarti, cioè meno radice di 2 mezzi. E la tangente di 3 quarti di pi greco, cioè la tangente di pi greco meno pi greco quarti, vale meno la tangente di pi greco quarti, cioè meno 1. Fammi scrivere un poco meglio.
Ci sono domande? Come abbiamo fatto per l'angolo retto, vediamo anche il gruppo, la coppia di angoli, che la cui, non la differenza, ma la cui differenza è l'angolo piatto. Sì, l'angolo piatto, scusate. Quindi siamo al gruppo, cos'era il quarto? Sì, quarto gruppo di angoli associati. Angoli che differiscono di un angolo piatto, cioè beta meno alfa vale pi greco radiante o 180 gradi. In questo caso beta vale pi greco più alfa. E questo è un caso particolarmente semplice perché andiamo nel piano cartesiano e interpretiamo geometricamente questa relazione. Fatemi disegnare il cerchio con un metrico solito. Ecco, e prendiamo il nostro solito punto P nel primo quadrante individuato dall'angolo alfa. Quindi alfa individua il punto P, per cui P ha coordinate cosen alfa e sen alfa. Questa è la x di P, questa è la y di P. Se ad alfa aggiungo un angolo piatto, cioè faccio quindi mezza circonferenza, dove mi ritrovo alla fine? Beh, mi ritrovo nel punto diametralmente opposto a Q, a P. L'angolo beta è l'angolo alfa più pi greco. Quindi è il punto che ottengo facendo mezza circonferenza. L'intera circonferenza sarebbe 2 pi greco, se ne faccio mezza, sono nel punto diametralmente opposto. Di conseguenza, questo angolo vale alfa, perché sono angoli opposti al vertice. Per cui anche qui proiettando P e Q sull'asse delle x, qui ottengo Px e qui ho Qx, e qui i triangoli OQ e Qx e OP e Px sono congruenti perché hanno sempre la stessa ipotenusa e l'angolo in O congruente. Però questa volta sono simmetrici rispetto all'origine. Okay? Quindi l'ordinata di P e l'ordinata di Q hanno valori esattamente opposti. Il segmento è lungo uguale, ma Q è nel semipiano negativo delle Y. Quindi da qua ottengo che la Y di Q è l'opposto della Y di P e la X di Q è l'opposto della X di P, perché sono, ripeto, punti diametralmente opposti, quindi le coordinate cambiano di segno. Ma la y di Q è il seno di beta, che vale quindi meno il seno di alfa. La x di Q è il coseno di beta, che vale quindi meno il coseno di alfa. Il loro rapporto, la tangente, rispetto allo stesso segno, perché meno diviso meno fa più, quindi è uguale alla tangente di alfa. Tangente di beta lo faccio sen beta diviso cosen beta, meno diviso meno fa più, quindi ho la tangente di alfa. Ecco perché la tangente dell'angolo ha come periodo l'angolo piatto.
perché i due meni si semplificano. Concludiamo dicendo che al posto di beta mettiamo pi greco più alfa, quindi abbiamo che il seno di pi greco più alfa vale meno sen alfa, il coseno di pi greco più alfa vale meno cosen alfa e infine la tangente di pi greco più alfa vale la tangente di alfa, stante il fatto che la tangente è a periodo pi greco. E questo anche vale per qualsiasi alfa. Quindi angoli che differiscono dell'angolo piatto hanno le funzioni seno e coseno opposte, ma hanno la stessa tangente. Ok? Quindi anche qui facciamo un esempio giusto per concretizzare. Supponiamo di avere un angolo che valga, che ne so, 4 terzi di pi greco. Calcoliamo le funzioni goniometriche di 4 terzi di pi greco. Ok? Che corrisponde 4 e 3 più 1 a pi greco più pi greco terzi. Quindi 180 gradi più 60 in termini di gradi sarebbe 180 più 60 gradi e viene 240 gradi. Questo angolo si trova nel terzo quadrante. Beta appartiene al terzo quadrante. Perché è più piccolo di 180, più grande di 180, ma più piccolo di 270. Ok? Quindi posso usare le relazioni appena viste, con alfa che vale pi greco terzi. Mi spiego meglio. Il seno di 4 terzi pi greco, posso calcolarlo come il seno di pi greco più pi greco terzi, che vale meno il seno di pi greco terzi, cioè meno radice di 3 mezzi. Il coseno di 4 terzi pi greco, posso calcolarlo come il coseno di pi greco più pi greco terzi, che vale meno il coseno di pi greco terzi, cioè meno un mezzo. La tangente di 4 terzi pi greco, che vale la tangente di pi greco più pi greco terzi, è identica alla tangente di pi greco terzi, cioè radice di 3, più radice di 3, attenzione. Ok? Se ce la fate, facciamo anche l'ultimo gruppo di angoli associati, il quinto, e sono angoli la cui somma è l'angolo giro. Cioè tali che beta più alfa fa 2 pi greco. E quindi beta è 2 pi greco meno alfa. Anche questo non è difficile da capire se mi seguite un attimo geometricamente, consideriamo il nostro cerchio goniometrico, al solito individuiamo l'angolo P, il punto P nel primo quadrante, individuato dall'angolo alfa,
Questo è l'angolo alfa, quindi alfa individuo il punto P di coordinate cosen alfa, sen alfa. Per individuare il punto Q, contraddistinto dall'angolo beta, che cosa devo fare? Seguiamo questa procedura. Quindi seguo l'angolo giro, fatemelo fare in verde, e torno nell'origine, poi torno indietro di alfa. Quindi il punto Q è un punto tale che si trova nel quarto quadrante e questo angolo è meno alfa. Ok? Quindi P e Q hanno, se li proietto sull'asse dell'X, la stessa ascissa, ma ordinate opposte. Questo segmento, anche se dal mio disegno non sembra, è opposto a questo. Qui abbiamo, scusate, qui abbiamo la y di P, qui la y di Q. Questi due segmenti, proprio perché i triangoli sono congruenti, abbiamo che la proiezione sull'asse delle x, cioè Px e Qx, coincidono. Quindi a maggior ragione il triangolo OPPX è congruente a OQQX. E in base a quanto visto sulla figura possiamo dire che le due ascisse sono identiche, quindi la X di Q coincide con la X di P, ma le due Y sono opposte, la Y di Q è uguale a meno la Y di P. E così sarà per le tangenti. Y di Q fratto la X di Q sarà uguale a meno la Y di P fratto la X di P. Per cui le due ascisse sono identiche, quindi il coseno di beta è identico al coseno di alfa. Il seno di beta, che è l'ordinata, è opposta a quello di alfa. E la tangente di beta è opposta a quella di alfa. Quindi il coseno di 2π greco meno alfa vale quanto il coseno di alfa. Il seno di 2π greco meno alfa è opposto a sen alfa. E infine la tangente di 2π greco meno alfa vale meno la tangente di alfa. Se vi ricordate, la periodicità delle funzioni di seno e coseno, quando scrivo coseno di 2π greco meno alfa, siccome seno e coseno sono periodiche di periodo di π greco, questo 2π greco posso anche toglierlo. Quindi da qui posso anche scrivere queste relazioni, che sono equivalenti alle precedenti. Il coseno di meno alfa vale quanto il coseno di alfa. Il seno di meno alfa vale quanto meno sen alfa e la tangente, che è periodica di periodo pi greco, quindi a maggior ragione posso togliere 2π greco, di meno alfa vale quanto meno la tangente di alfa. Cioè, queste sono identiche alle precedenti, togliendo la periodicità delle funzioni seno, coseno e tangente. Quindi se cambio segno all'angolo, il coseno rimane invariato, il seno cambia segno, la tangente cambia segno. Facciamo un esempio, chiaro, tutto chiaro fin qui. L'ultimo sforzetto, poi chiudo. Esempio, supponiamo di avere da calcolare le funzioni goniometriche di 11 sesti di pi greco. 11 è 12 meno 1, quindi questo è 12 meno 1 sesti pi greco, cioè 2 pi greco meno pi greco sesti. Quindi
il coseno di 11 sesti pi greco, posso pensarlo come il coseno di 2 pi greco meno pi greco sesti, che è uguale al coseno di pi greco sesti, che è radice di 3 mezzi. Il seno di 11 sesti pi greco, che è il seno di 2 pi greco meno pi greco sesti, che è uguale a meno il seno di pi greco sesti, uguale a meno 1 mezzo. La tangente di 11 sesti di pi greco, che è la tangente di 2 pi greco meno pi greco sesti, e meno la tangente di pi greco sesti, viene meno radice di 3 terzi. E così via. Ci sono domande? Allora, per oggi ci fermiamo qui, direi.